Se diciamo manuale d'amore, vengono in mente tante immagini legate al mondo del wedding planning. Con Simonetta Quieti però scopriamo un'altra piccola nicchia in questo mondo. Siamo in una postazione particolare, Simonetta, con fascia, tricolore, cuscinetto, anelli, una penna dedicata. Uno scenario bello, semplice ma già evocativo. Cosa fa Simonetta Quieti in manuale d'amore? Dunque, grazie a te per questa intervista. Io sono una wedding planner, ma mi sono specializzata in wedding writer. Praticamente personalizzo i matrimoni, quelli civili o quelli simbolici, la ripetizione del matrimonio in location. Bene, io la personalizzo parlando degli sposi. In agenzia faccio qualche domanda agli sposi, basta un'oretta per capire e approfondire gli aspetti importanti della loro vita e poi riportarli in maniera simpatica o in maniera anche molto toccante il giorno del matrimonio, al fine di rendere partecipi tutti gli invitati alla cerimonia, che fondamentalmente quando è civile è un po' più scarna, un po' più veloce. Quindi la suggestione non vogliamo assolutamente diminuirla, la vogliamo ricreare, anche nel caso che qualcuno non possa o non voglia utilizzare quella formula tradizionale religiosa, nella massima libertà, nel massimo rispetto di tutti. Infatti è proprio questo, cercare di colpire al cuore i parenti, i genitori, anche gli stessi sposi che a volte per diversi motivi non possono sposarsi in chiesa, però avranno sicuramente un matrimonio civile o anche soltanto simbolico, però che parla proprio di loro, del loro amore, del primo bacio e dei loro progetti per il futuro. Infatti qui vediamo c'è un libretto che potrebbe sembrare un libretto messa, in realtà dentro parla proprio della vita degli sposi, ci sono le musiche, l'ingresso, la firma dei testimoni, è un bellissimo ricordo per gli sposi di una storia che parla di loro. C'è la fascia del sindaco, le fedi, facciamo firmare, insomma non manca assolutamente niente. Chi volesse sperimentare questa nuova forma nuziale, dove ti trova, come ti trova? Dunque io sono a Pescara, ho la mia agenzia a Pescara, mi trovate su tutti i social, cioè il mio sito in via Parco Nazionale d'Abruzzo a Pescara e potete chiamarmi tranquillamente. Simonetta Quieti, manuale d'amore. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.